Ogni anno vengono rilasciati migliaia di prodotti e spesso, sia per volontà dei produttori che per mancanza di tempo magari degli addetti ai lavori, perdiamo attenzione su quelli considerati secondari. E questo è il caso delle Sony WF-C500, che dimostrano quanto un prodotto secondario in realtà possa rivelarsi una vera e propria perla. Il design non risulta particolarmente innovativo, ma è supportato da materiali di qualità e ottime finiture. La firma di Sony non tarda a farsi notare e nonostante il vasto utilizzo di materiale plastico, sia auricolari che case sono solidi e resistenti. Il tutto restituisce un buon feedback, dai tasti fisici degli auricolari alla cerniera del case, la più resistente con la quale abbia avuto a che fare finora. La custodia di ricarica non è tra le più minute, ma in compenso le capsule auricolari sono discrete e comode. Una volta indossate restano saldi all'orecchio e la riduzione passiva del rumore tipica del sistema in-ear risulta essere sopra la media. Ovviamente si può migliorare il comfort scegliendo i gommini più adatti tra quelli presenti in confezione. L'auricolare si colloca interamente all'interno del padiglione, ancorandosi comodamente alla conca, mentre il gommino in dotazione non esercita troppa pressione sul canale auricolare. Anche durante l'attività sportiva di media intensità non ci sono problemi legati alla stabilità e inoltre abbiamo la certificazione PX4. In definitiva, i Sony C500 sono discreti e comodi. I controlli sono completi e si avvalgono di due tasti fisici che sono molto sensibili, infatti non mi nascondo che all'inizio, magari quando provavo a sistemarli un po', li premevo involontariamente, però questo non è altro che un piccolo ostacolo che richiederà un minimo di memoria muscolare e già dopo la prima settimana si potrà completamente evitare. Si può regolare il volume, avviare e stoppare la riproduzione, rispondere e terminare le chiamate e richiamare l'assistente vocale. L'unica pecca sulla quale Sony potrebbe tranquillamente intervenire con un aggiornamento software è che sono mal distribuiti e soprattutto non personalizzabili. Tramite il sinistro, infatti, potremo solo controllare il volume e tutto il resto sarà appannaggio dell'auricolare destro. In soldoni, se utilizzate solo l'auricolare sinistro, potrete solo regolare il volume e perderete tutte le altre interazioni. La connettività sfrutta lo standard Bluetooth 5.0 e supporta i codec AAC ed SBC. Si può dare la priorità alla qualità audio o alla stabilità della connessione, ma la latenza viene lasciata un pochino indietro. La fruizione di materiale audiovisivo è comunque buona, ma se penso ad altri frangenti, ad esempio il gaming, e a giochi come Call of Duty o altri FPS, beh, in quel caso bisognerà scendere un po' a compromessi. Prima di passare all'audio, va sicuramente citata Sony Headphones Connect. Tramite l'app proprietaria, i Sony WF-C500 si possono gestire al meglio, regolando le impostazioni e installando aggiornamenti. Il tutto in lingua italiana. Ci sono varie opzioni di personalizzazione, che vanno dalla scansione dell'orecchio per un sound personalizzato al 360 Reality Audio e alla tecnologia DSEE. Più utile nell'utilizzo immediato è sicuramente l'equalizzatore, accessibile dalla schermata principale, pieno di preset e che dà la possibilità di crearne dei propri. Ed eccoci al vero punto forte delle C500, il sound. La risposta in frequenza è ben studiata e risulta adatta alla stramaggioranza degli ascolti. Mi sono piaciuti su ogni genere musicale e di rado ho deciso di variare lievemente l'equalizzazione per arrivare ad un sound un po' più aperto o neutro. Questi sono auricolari che potrebbero andar bene anche per palati fini, che però potrebbero sicuramente notare una minima debolezza delle frequenze medie, facilmente aggirabile sia tramite preset che a mano. Il Digital Sound Enhancement Engine fa bene il suo lavoro principalmente sullo spettro alto delle frequenze, anche se spesso la differenza è talmente minima che potresti anche non usarlo per risparmiare ulteriormente batteria. Spazialità e sound in generale sono molto buoni e, se permettete il termine tecnico, hanno davvero una bella botta. E per quanto riguarda le performance in chiamata, ecco il solito testo sul campo, così potrete giudicare voi stessi. Pronto? Ciao Oglione, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Allora, senti, sono in compagnia di un nuovo paio di TPS. Ti dico subito così a caldo, che ne pensi? Come mi senti? Senti le persone che ho intorno? Ce ne sono abbastanza.
Allora, sì, si sente qualcosina in lontananza in realtà. In questo momento, ad esempio, si sente un po' di rumore di fondo, di vociare Ok. proprio, però la tua voce si distingue molto bene. Non è esageratamente naturale, però la chiamata si sente abbastanza bene. Adesso, per esempio, non so se in un luogo un po' più Ok. Sì, affollato, però si sentono un po' di Miseria. più le voci di sottofondo, Sì, infatti però non prendono mai il sopravvento sulla tua voce. Tu sei in un posto silenzioso? Io sì, in questo momento sì. Ok, io vabbè, io ti sento bene, voce non esattamente naturale, anche io però la conversazione diciamo che è più che sufficiente. Non le migliori che abbiamo testato assieme così, però non è male per un ambiente così. Pensavo peggio. Devo dire, si sente bene la voce, ti ripeto, si distingue bene quando parli, cattura qualche voce attorno, quando sei in silenzio cattura soltanto i picchi. Ok, perfetto, perfetto. Va benissimo, queste erano le Sony VFC500. Per quanto riguarda l'autonomia, le stime di Sony si sono rivelate veritiere. I C500 riescono infatti ad avere sulle 10 ore di autonomia e il case che si ricarica tramite un cavetto di tipo C, non ha ricarica wireless, dona altre 10 ore di ricarica. Non so voi, ma per me sono più che abbastanza. Se avessi provato i C500 alla loro uscita circa 6 oppure 8 mesi fa, mi sarebbero sicuramente piaciuti, ma ad un prezzo di 100 euro difficilmente ve li avrei consigliati, vista la concorrenza. Ma ad oggi, che si trovano sempre tra i 50 e i 60 euro su Amazon, e addirittura su Amazon Warehouse tra i 30 e i 40, soprattutto nei periodi promozionali, beh, la storia è diversa. È vero, non parliamo di auricolari completi, manca l'ANC, manca la ricarica wireless e manca la PTX. E quindi potreste tranquillamente dirmi, avete ragione, sui 50 euro ci sono altrettanti competitor che offrono quelle caratteristiche. E mi vengono subito in mente i ConfoBuds Pro e i Redmi Buds Pro, ad esempio. Se però cercate degli auricolari per fare esercizio e che abbiano una bella botta per quanto riguarda l'ascolto audio e non per il resto, beh, soprattutto a questi prezzi, secondo me dovreste prenderli davvero in considerazione. Fatemi sapere voi che ne pensate, se preferite un paio di auricolari true wireless che vadano bene per tutto, o se a volte pensate che, beh, basta solo la musica ad accontentarvi. Io sono Clav e qui da Napoli è tutto. Ciao, adiù! Come back strong, raise your glass to the sky. Let's toast to